Mauro Pinto, sono di Napoli, sud d'Italia, e faccio parte di Massa Critica, che è la piattaforma cittadina non elettorale che abbiamo costruito nel corso dell'ultimo anno e mezzo a partire dai movimenti sociali della città, differenti organizzazioni di base, spazi occupati, collettivi e singoli che si sono uniti per costruire questo nuovo progetto politico orientato a intervenire sul governo della città. Barcellona per noi ha rappresentato un modello di intervento in questa sfera che non era di appartenenza, di interesse ai movimenti sociali sino a poco tempo fa, e ci ha mostrato come a partire dai movimenti si potesse intervenire nella sfera di governo della città, di come si potesse intervenire sulle decisioni politiche che riguardano le città e come quello sia uno spazio oggi cruciale per costruire un'alternativa politica. Napoli presenta due livelli anche contraddittori. Da un lato, dal basso, si è espressa una grossa solidarietà sociale, una grossa disponibilità all'accoglienza, una grossa voglia di non abbassare la testa di fronte alla chiusura delle frontiere, di fronte alla guerra nei confronti dei più deboli. Si sono costruite in questi anni decine di esperienze di solidarietà, di comunità, di auto-organizzazione, di mutualismo. Dall'altro, il governo della città annuncia, il sindaco De Magistris annuncia da più di un anno che Napoli vuole essere una città accogliente anche dal punto di vista amministrativo, però su questo piano non abbiamo ancora visto atti concreti. Municipalismo per me è la maniera di ripensare la forma con la quale funziona questa società. Il municipalismo è una terza strada, è una strada che ripensa l'azione politica sulla base della città, che la pensa praticando immediatamente una società diversa da un punto di vista sociale e politico, che mette al centro la democrazia, che mette al centro le persone. La democrazia può essere più facilmente combattuta, abbattuta, dove la solidarietà è più facile da praticare perché gli spazi. Il municipalismo è la migliore strategia che noi abbiamo oggi a portata di mano per provare a distruggere l'Europa delle banche e costruire l'Europa dei popoli.